Certamente noi qua con la presenza del nostro onorevole prendiamo la parola e gli diciamo, facciamo prendere un piccolo impegno, che lui non stando più come sindaco alla nostra città, però sta come persona nella nostra città, attenzione, e poi ha dato dimostrazione negli anni, tutto quello che ha detto l'ha fatto, anche avendo, lo so perché siamo stati insieme, avendo molti problemi dappertutto, lui diciamo testardo, lui diciamo convinto di quello che voleva fare l'ha fatto e ha creato e ha voluto e sta ancora dando a noi, la popolazione di San Felice Cancello, prenderà impegno come onorevole della regione di aiutarci ancora per lo sviluppo economico, perché in effetti il nostro paese, diciamolo tutti apertamente, è disastrato. E noi vogliamo con queste manifestazioni, con tutto ciò che creiamo, per fare in modo che i nostri giovani un domani non devono avere questi problemi. Ecco, adesso con questo ho finito. Dobbiamo fare una premiazione, perché in effetti tutta la cittadinanza ha collaborato a questa manifestazione con estrazione a premi. I premi, certamente ieri sulla ruota nazionale, voi avete visto i numeri del lotto, che l'ha estratto il CONI e noi l'abbiamo preso. E così vi diciamo chi ha vinto il primo premio, il secondo e il terzo premio. Iniziamo dal terzo premio, è un televisore a plasma. Allora, come si sapeva, c'era una serie sulla ruota di Napoli che è il numero 90 e il numero sulla ruota di Roma che è il 69, e l'ha vinto il signor Mario di San Marco, detto Pacchianiello. Il secondo premio è una vacanza per 7 giorni, sempre serie ruote di Napoli numero 17, numero ruote di Roma 47, l'ha vinto Nicola della Polleria in Piazza Cave. La vacanza la dovete ritirare in piazza da Immacola al Travella. Il posto lo decide chi ha vinto. E ne abbiamo messo un budget a disposizione, anche se vogliono variare quella vacanza la possono fare, perché in effetti ognuno ha le sue esigenze. Il primo premio, serie ruota Napoli numero 10, numero sulla ruota di Roma numero 17, e l'ha vinto un forastiere, perché in effetti i blocchetti non sono stati venduti solo a San Felice, l'abbiamo venduto a Benevento, a Caserta, a Napoli. Giustamente ci hanno dato una mano anche le persone di fuori di questo paese, e l'ha vinto un signore, si chiama Filippo Giordano, che è della zona di Benevento. La Vespa, il primo premio. Grazie a tutti, lascio la parola alla presentatrice. Allora, grazie, facciamo un applauso.